Terza sconfitta consecutiva per l'Alma Juventus Fano, che regge un tempo con il San Nicolò Notaresco dei tanti ex e cede in casa per 2-1, respirando un'aria sempre più pesante. Si era partiti con ben altre ambizioni e invece ci si ritrova in zona play-out con mister Gioffrè nel mirino. Nella settima di andata al Mancini si affrontavano due teams reduce da una sconfitta. I punti in palio valevano oro. I padroni di casa si presentano con un roster che in parte sorprende. Tra i pali c'è Tolomeo e non Zafesta. Fontana è titolare al posto di Zanni. Zanolla perde il grosso come terzino sinistro. Rientra Gualtieri a destra ed Esposito è ancora out per problemi fisici. Gli ospiti sono al completo. A disposizione c'è anche il rientrante Loviso, ex Serie A e fuori da 4 partite. Dirige Davide Albano di Venezia. Al settimo il Fano risponde con il cross teso di Zanolla, ma Casolla non riesce a intervenire per l'uscita di Sciva. Al nono Maio sblocca il risultato convertendo una punizione che termina all'incrocio dei pali. 1-0 San Nicolò Notaresco. L'Alma Juventus cresce e protesta al 13° per un sospetto contatto in aria di Lopez su Casolla. Albano lascia correre. Al 14° Russo esegue dal limite dell'area dopo essersi liberato egregiamente, però la conclusione è troppo centrale. Il Fano spinge al 16° Massetti a contatto con Russo sul fondo dopo il tiro rimpallato di Casolla. Nessun fischio. Al 23° sul velo di Maio Massetti sfodera un destro potente ma centrale. Gli abruzzesi si scoprono in difesa e i ragazzi di Gioffrè approfittano delle falle sulla fascia sinistra per incunearsi. Cross di Russo al 26° che non viene tenuto da Sciba. Il tapin rasoterra di Fontana vale il pareggio, 1-1. Il match è vibrante. Al 32° Russo è troppo generoso con Zanolla. Preferisce servire il compagno invece di mettersi in proprio. E la palla termina in calcio d'angolo. L'Alma attacca, ma al 34° Pampano, dimenticato dalla difesa granata, non ne approfitta. Il colpo di testa non parte. Al 44° Casolla colpisce forte da 30 metri, ma il suo destro è deviato, in angolo, da Sciba. Ripresa, al 54° doppio velo di Russo e Casolla, tiro strozzato a lato di Fontana. Al 56° arriva la punizione di Valenti da destra. Tolomeo non ci arriva e il Notaresco raddoppia. Si rifà in salita per il Fano. Al 58° c'è un altro contatto dubbio tra Speranza e Russo. Neanche questa volta il rigore viene concesso, anzi viene ammonito Antezza. La partita si accende sempre più. Al 67° entra Zanni per Fontana per cambiare qualcosa davanti. Al minuto 89 Marchionni ci prova ma viene deviato da Vavassori. Al 91° Serges spara un diagonale nel traffico che esce non di molto. C'era voglia di rilanciarsi e invece per il Fano è crisi profonda. Per il risultato sicuramente, ma ero già contento di tornare perché già ho fatto un'intervista in settimana. Ancora non ingoio il boccone amaro che nell'anno che sono stato qua, perché sono stato benissimo. E quindi mi sento quasi in debito, tra virgolette, perché sono andato via e gli volevo regalare la salvezza ai tifosi. Li ringrazio oggi dell'accoglienza che mi hanno dato, veramente mi hanno fatto anche un po' emozionare, perché vuol dire che stimano molto l'uomo e poi anche l'allenatore che fa piacere. Però per questo oggi mi sono rimasto anche sorpreso e sono contento e li ringrazio. Partita, grande partita contro due grandi squadre. Secondo me è stata una bella partita. Noi il primo tempo abbiamo avuto occasioni, anche loro, abbiamo sofferto un pochettino nell'uno contro uno, lavoravamo un po' male in mezzo al campo, facciamo ricevere troppo spesso la palla libera al loro tre quarti e siamo andati un po' in difficoltà nell'uno contro uno. Poi nel secondo tempo credo che abbiamo fatto meglio, gli abbiamo tolto questa giocata e alla fine credo che abbiamo vinto con merito, perché abbiamo avuto anche altre occasioni, anche se c'è da dire che abbiamo incontrato una grande squadra, una squadra forte che gli auguro tutto il bene del mondo. Oggi abbiamo fatto una grande partita come abbiamo fatto altre fuori casa, una vittoria importante secondo me contro una squadra, ripeto, forte.
Quindi da questa vittoria adesso ci dobbiamo costruire sopra il castelletto per tutto il campionato, perché oggi ho visto anche cose sotto l'aspetto motivazionale molto importanti, perché se non facevi quel tipo di partita oggi qui non portavi a casa il risultato. Io sono esperto, anche l'anno scorso abbiamo lottato fino alla fine, ogni partita è determinante ai fini del campionato, perché poi vince una squadra sola e quindi il campionato è difficile. Poi quest'anno si è livellato molto in alto, se pensare il Fano che c'ha 5 punti, secondo me è una squadra di prima fascia, una delle prime squadre di prima fascia, quindi significa che è un campionato molto difficile. E credo che come non mai quest'anno si giocherà fino alla fine, ma ci saranno 5-6 squadre che lotteranno per vincere. Ma il campionato è ancora lunghissimo, ancora facciamo un terzo di campionato. I campionati poi si vincono a febbraio-marzo. Tutte squadre che adesso hanno fatto tutti un passo falso, perché poi molte squadre hanno rinnovato e quindi i primi 2 mesi di campionato possono capitare delle cadute. Poi i campionati si decidono in giro di ritorno, perché poi questo c'è un mercato aperto e quindi può succedere di tutto. È logico che non ti devi allontanare tantissimo, perché poi diventa difficile.